Questa notte a Odessa le sirene hanno suonato dall'1:30 e hanno continuato per 4 ore. È la normalità in una città che però non si arrende all'aggressione russa, ma vive e non sopravvive. È una città dove ci sono dei danni collaterali, come vengono chiamati. In questo caso sono quelli sulle persone, sui più deboli, sui bambini. Centinaia di bambini sono assistiti psicologicamente dalla Caritas italiana, che è qui a Odessa, ma anche in altre zone dell'Ucraina, a Kherson, a Mykolaiv, ha dei centri dove questi bambini vengono seguiti. Bambini che non sono mai andati a scuola in presenza. Prima c'è stato il Covid, poi dal 22 l'invasione russa. Sono bambini a cui è stata ed è rubata l'infanzia, ma che resistono insieme ai loro genitori. Questo è uno spaccato di una situazione che ogni giorno viene vissuta dalla popolazione di Odessa. Però qui c'è la resilienza vera, è una città che non solo non si arrende, ma che vive. Vive nella sua città, nei suoi monumenti, nella sua vita quotidiana, fatta di piccole e di grandi cose, fatte di un caffè, fatte di un pranzo, curando l'aspetto esteriore che è importante per esorcizzare la paura. L'Italia ha un ruolo fondamentale e con il gruppo di collaborazione parlamentare stiamo toccando con mano come l'impegno italiano nell'assistenza umanitaria, non soltanto economica, stia dando i suoi frutti. Quello della Caritas è un esempio, così come quello della collaborazione con il comune di Odessa, con il teatro di Odessa, con il restauro della cattedrale della Trasfigurazione. Piccoli, grandi passi verso quella che loro chiamano giustamente la vittoria e che non potrà non arrivare, perché appartiene alla civiltà e all'umanità.